la signora Carla Benvenuti, che convive con un grosso problema, quello di dover fare una visita specialistica che però le è stata assegnata a Fabriano, se non sbaglio. Mi vogliono mandare a Fabriano per la visita oculistica e io non ho accettato, perché essendo invalida con cosa ci vado? È ora di cominciare a fare qualcosa. A noi di Fano ci mandano in giù, a quelli di Ancona, di Urbino, di Macerata li mandano quassù. Ma che roba c'è? C'è sotto qualcosa? Perché non è giusto fare una roba del genere. Cominciate a pensare per gli invalidi, per le persone anziane che sono sole, perché non è giusto. Fate qualcosa, solo questo chiedo. Mi sono presentata in farmacia per prendere l'appuntamento al CUP per la visita oculistica e mi dicono di andare a Fabriano. Io gli ho detto di no. Gli ho detto allora mi guardi più in giù, mi guardi se c'è a Foggia, così vado a dire una grazia anche da Padre Pio. Perché non è giusto fare le robe del genere, perché ci sono tanti anziani che hanno problemi, li mandano tutti in giù. Ci sono invalidi, anziani, gente che non ha la macchina, che non c'ha niente e vogliono mandare tutti in giù. E non è giusto. Ognuno, noi siamo fanesi, vogliamo avere il posto qui e quelli di in giù che stiano laggiù, in Ancona, a Fabriano. Ma c'era anche una data magari per fare la visita qui vicino a Fano? No, non c'era nessuna data, non c'era niente. Nemmeno tra un anno? No, niente, solo a Fabriano, qui a Fano ancora non c'erano i posti, non c'era niente. Era solo a Fabriano oppure a Montefiore in Conca, che è ancora più distante. Possibile che un responsabile del CUP non deve capire queste cose? Che gli invalidi, gli anziani non possono spostarsi, c'è gente che non c'ha neanche la macchina, con cosa devono andare? Devono prendere un taxi, un qualcosa del genere? E chi lo paga? Lo paga lui e lo dobbiamo pagare noi. E questa è la sanità che funziona? Funziona bene? Io sono molto disperata, delle volte mi viene anche il nervoso, mi viene anche da piangere se ci penso, perché non è giusto trattare la gente così. Tocca essere umani. Io mi appello al nuovo sindaco che avremo e al sindaco questo qui che c'è ancora, se può far qualcosa per questa cosa.